Buongiorno, oggi vi illustreremo le caratteristiche tecniche del vaglio Comtech modello Cribus. Il vaglio a tamburo Comtech può essere utilizzato su molteplici applicazioni: compost, biomassa, rifiuti e legno. Dal quadro frontale procediamo ora all'accensione del generatore della macchina. Sempre dal display anteriore posso comandare i piedini di stabilizzazione della macchina e l'apertura del nastro laterale. L'apertura e messa in posizione di lavoro della macchina avviene in modo automatico e completamente idraulico. Una volta aperto il nastro laterale, andiamo a posizionarlo in modalità di lavoro, spostandolo all'indietro sotto il tamburo di vagliatura. Dopo aver posizionato il nastro laterale in modalità di lavoro, passiamo ora al quadro principale, dove apriremo il nastro posteriore e imposteremo i parametri di vagliatura della macchina. Dal quadro principale possiamo azionare il nastro posteriore e i piedini. Una volta aperta la macchina, possiamo andare ad impostare i parametri di vagliatura, che sono velocità di alimentazione, rotazione del tamburo e impostazione del carico massimo ammissibile della macchina. Sempre da display possiamo inoltre programmare ed impostare 6 programmi a seconda della tipologia di materiale che andrò a vagliare. La macchina inoltre è munita di un sistema elettronico di verifica guasti e di un file log con i report dei guasti avvenuti. Una volta posizionata la macchina in modalità di lavoro, vado ad eseguire la regolazione della velocità della tramogia a seconda della tipologia del materiale che devo vagliare. La tramogia trasporta il materiale all'interno del tamburo. Questo esegue la vagliatura grazie alla superficie forata e porta avanti il materiale grazie alla coclea interna. La velocità di rotazione del tamburo è regolabile a seconda del materiale che devo andare a vagliare. Inoltre, il tamburo è munito di una spazzola esterna per mantenere puliti i fori di vagliatura. Il tamburo è intercambiabile, infatti posso montare tamburi con fori 10x10 fino a 80x80 mm. La caratteristica principale del Cribus è che è una macchina completamente elettrica. Posso infatti azionarla attraverso un generatore oppure collegandola direttamente alla linea elettrica. Aprendo il portellone ho un rapido e comodo accesso al generatore. Collegando l'alimentazione del generatore posso collegare direttamente la macchina alla linea elettrica, evitando così emissioni di rumore e gas di scarico. Ma passiamo ora al cuore della macchina. Aprendo il portellone sul lato opposto, ho accesso al quadro elettrico da cui comanderò l'apertura della tramogia. Dal display, oltre che l'apertura della tramogia, posso eseguire l'apertura della parete laterale per la sostituzione del tamburo. Come accennato precedentemente, il tamburo e i nastri sono azionati da motori elettrici. Infatti, il moto al tamburo è trasmesso attraverso 2 ruote di traino azionate da motori elettrici, mentre per i nastri i motori sono posizionati all'interno dei rulli. L'assenza dell'impianto idraulico garantisce un notevole risparmio in termini di costi di manutenzione. Inoltre, la macchina può lavorare in ambienti polverosi non avendo un radiatore per il raffreddamento. Ma guardiamo ora l'apertura laterale per il cambio del tamburo. L'apertura idraulica della parete laterale e l'assenza della catena per la trasmissione del moto consentono una sostituzione rapida del tamburo.
Una volta aperta completamente la parete laterale e sollevato il tamburo idraulicamente, ho un rapido accesso per la sostituzione. Infatti ho un'area libera dove posso infilare le forche del muletto e sollevarlo. L'azionamento completamente elettrico, l'assenza di catena e impianto idraulico e la possibilità di posizionare il nastro laterale su entrambi i lati attribuiscono al Cribus la caratteristica di essere uno dei vagli più tecnologici sul mercato. Il Cribus è disponibile in tre versioni, 2008, 3008 e 5000, a seconda delle esigenze del cliente.